Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, grandissimi. Ebbene sì, l'avete letto dal titolo, oggi andiamo a fare un workout di spalle, un workout che per un main physique, ovvero sia quello che faccio io, è uno dei gruppi muscolari principali insieme al back. Ok, quindi oggi sono insieme a un vero e proprio campione. Infatti spiegaci un attimo, cosa hai fatto nell'ultimo anno e quali sono i tuoi obiettivi futuri? Raccontaci un po'. Sì, diciamo che ho gareggiato per 4 anni nel circuito IFBB, okay. Fit Italy, e fino a dicembre del 2021. Quest'anno l'obiettivo è quello di fare il salto, appunto andare in Pro League, dove i canoni sono completamente diversi, dove dovrò portare sicuramente una forma molto più voluminosa proprio in termini di masse muscolari. Sono alto 1,71 m e sono arrivato a pesare tra un minimo di 75 e un massimo di 77 kg. Ok, per essere proprio squartato in gara. Allora, guarda, mi sposto un attimino. Ci fai un po' di posing, giusto? Ma proprio sì. Easy, eh? Niente di complicato. Ragazzoli, guardatelo. Pauroso. Spalle direi che è il tuo punto forte. Anche delle belle braccia. Niente male, davvero niente male. Ovviamente adesso sei in massa, quindi... Sono 94 kg e mezzo. 94, ok, sì. pazzesco. E a quanti chilocalorie stai durante la giornata? Adesso sono a circa 4500 calorie al giorno. Insomma, quasi come le mie. Insomma, stai mangiando tantissimo. E due pasti liberi a settimana. Arrivi la sera che insomma già lo stomaco bello pieno. È abbastanza. Ok, ci sta. Quindi adesso ci scaliamo per bene. Pre-workout e come ha detto il nostro main physique, faremo un workout di spalle e tricipiti. Sì. Spalle perché scommetto che lo fai in multifrequenza più volte a settimana. Sì, almeno due volte. Volta a settimana, almeno due volte a settimana, un bel shoulder workout, appunto perché le spalle in un man physique sono un qualcosa di impressivo, sono esatto. La cosa più impressiva insieme al dorso. Esatto, quindi scaldiamoci e si parte. 10 minuti amici prima di iniziare questo workout pesantissimo di spalle e tricipiti. Mi ricarico per bene con uno scoop 20 grammi Energy Aminos, il mio pre-workout preferito che mi dà un sacco di carica. E vi ricordo che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come pre-workout, post-workout, creatina, ma non solo, anche queste creme proteiche buonissime, vi ricordo che trovate tutto qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando amici, utilizzate il codice sconto DANFSG su prodotti singoli e non su pacchetti convenienza, quindi che state aspettando, ricaricatevi al meglio prima di un vostro workout. Allora, coach Cammi, Carmelo Cammi per gli amici, quindi spiegaci un attimo, primo esercizio facciamo un lento avanti al multipower, ok, sono 4 serie, di cui l'ultima in rest pose. Ok, 4 serie da quanti colpi? 8 colpi. E spiegaci un attimo la tecnica del rest pose, in questo caso come la utilizziamo? Allora, sull'ultima serie, okay. Quindi facciamo i nostri 8 colpi, 15 secondi di pausa massimale, 15 secondi di pausa massimale, 15 secondi di pausa massimale, per 3 volte. L'obiettivo è quello di finire con l'ultimo massimale con un solo colpo. Quello di crepare male, l'obiettivo praticamente. Più o meno. Va bene, noi abbiamo già fatto le prime 3 serie. E una piccola domanda, il recupero tra una serie e l'altra in questo caso? Tra 1:20 e 1:40. Ok, ottimo. Anche in base alle energie che rimangono dopo, sì, esatto. Dopo le prime 3 serie. Va bene, ci fai vedere allora. Abbiamo i primi 8 colpi. Ok, su, 1, 2, 3, vai con la quarta, bello, 5, 6, focus deltoide anteriore, 7, ancora una, 8, posa giù, metto il cronometro, 15 secondi di recupero, ok, ti li lascio davanti a te, quindi regolati. E quando sei pronto, partiamo. Bravissimo, recupera, ossigena. Cattivo, eh? Vai roccia. Max rep. 1 e 2. Vai con la terza. 3 4 e 5. Buono. Partito il cronometro, altri 15 secondi di recupero. E qua vediamo di farne almeno 4. Vedendo le energie che rimangono, almeno 4 rep. Ok? 15 secondi tra 3, 2, 1, vai! Ok. 1. Vai con la seconda. Dai, non ti arrendere. Almeno 4. 3. Ne hai ancora una.
Dai, cattivo, cattivo, cattivo. Ok. Siamo arrivati praticamente al limite. Altri 15 secondi. Recupero, ossigeno, mi raccomando. Questo, ragazzuoli, è un'ottima tecnica, però è devastante. È devastante. Ok, ossigeno ancora un po'. E direi di fare gli ultimi colpi. Anche l'ultimo. Vai. Concentrato al massimo. Focus. E push. Uno. Ok. Forse un altro. Dai che ti aiuto, sono qua. Su, 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 su. Ok. Ok. Direi che micidiale è micidiale. Come ti senti? Distrutto. Distrutto. Guarda, a poco. Contrai un po' le spalle verso la camera. Guardatelo. Spalle strain pump. Pazzesco. Focus incredibile sul deltoide anteriore. Niente male. Ti faccio i miei complimenti perché sei andato spedito, anche se siamo alla quarta serie. Adesso è il mio turno, vediamo come me la cavo. Uno. Due. Buono. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E 8, giù. 15 secondi di pausa. 15 secondi, non sono niente 15 secondi. No. Volano come 3 secondi. Sono una presa in giro. Infatti. Sono fake. Dai. 3, 2, 1, vai. 1, 2, dai, ce ne hai. 3, 4, ok. Ok. Altri ben 15 secondi di no, pausa. No, pazzesco, ti giuro. Ok, sì, ok. È un misto tra mancanza di fiato e dolore proprio ottima muscolare. Ottima tecnica, però a livello sia fisico che psicologico estremo, è... estremo, sì. Dai. Vediamo se me ne scappano altri due. Ci sono io. Dai. Anche tre. Buona. Te rompiamo qua. Ok, non mi devi ammazzare il primo esercizio. No, comunque ottimo, ti ringrazio perché è veramente tosto. Ma sì, diciamo, è per, ovviamente questo è un allenamento per atleti avanzati comunque, esatto. Perché lo vai a sfruttarlo anche quando il carico è di un determinato esatto. tipo. Cioè, quindi ovviamente bisogna essere uno degli atleti avanzati per poterlo fare. No, sono d'accordo. Ottimo, e direi recuperiamo per bene e passiamo al prossimo esercizio. Assolutamente. Let's go. Allora, coach, ti devo dire la verità che dopo il primo esercizio mi rimangono poche energie. Quindi, adesso spostiamo il focus sul... Facciamo delle alzate laterali okay. da seduto. Quindi ancora più difficili. Esatto. Ok. E sono soltanto 3 serie, più un'aggiuntiva che andremo a fare adesso con lo stripping finale. Ok. Scalando 3 volte. Partiamo da... preso per esempio? Qua, vabbè, il peso che abbiamo utilizzato prima è 18 kg okay. e poi andiamo a scalare 15 e 12. Quindi 18, 15 e 12. Esatto. Anche qua ovviamente vi faremo vedere la serie più divertente, quindi l'ultima, sì. la terza. E insomma... quella più simpatica. Io ho già paura. Vai, proviamo allora. Numero di colpi, scusami. Allora, almeno la prima... a stare sempre sugli 8 colpi se riusciamo. Ok, ok, ok. Va bene. Quando vuoi. Quindi partiamo. 18 kg per lato. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buono. 11. E 12, pazzesco, non si ferma. 13, 14 e 15. Ti dovevo prendere i 25. Vai, scaliamo col 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, roccia. 9. Ok, le ultime. Finisci anche con delle mezze rep. Vai, 1, 2. 3, spalle in fiamme, 6, vai con la settima, 7, ancora,
8, 9 e 10. Cioè, guardate la sofferenza in faccia. Guardatelo, come stai? O spingere sta casa. No, esatto. Questo si è sentito. Sì. Spalle strapiene di sangue qua a focus mediale. Quindi quella porzione che rende la spalla più rotonda, diciamo. È quello che stiamo cercando. Esatto. È il muscolo più, diciamo, difficile da far uscire proprio fuori. Sì. Lo devi, da stondare, sì. Lo devi martellare tantissimo. Tantissimo. Va bene, oh, io ti ho visto, hai sofferto parecchio. Ascolta, fai una bella cosa, fanne una anche per me. Io passo, io ho già dato. Va bene. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ce le hai, nove, dieci, buono, buono, forza, senza respiro, uno, due, ora inizia la parte divertente, tre, quattro, cinque, sei, brucia, sì, deve bruciare, bravo, bravo, bruciano, dai, questi non sono niente, 12 kg come l'aria. Quante ne hai? Forza, due mezzi colpi. Due ancora. Ma questa è una tortura efficace. Questa è una tortura legalizzata. Efficace, sì. Quando stai magari a 5 rep inizia veramente a bruciare. Sì. Quindi quel 15 dopo il quinto mi era... È bruciare unico, lo so. È pazzesco. Lo so, ma d'altronde le spalle... Io personalmente non conosco un altro modo per tirarle fuori. Cioè, questo è il modo più efficace. Cioè, bisogna lavorarle, lavorare, lavorarle. Assolutamente sì. Ottimo, ottimo. Adesso recuperiamo, passiamo al prossimo esercizio. Che sarà ancora più divertente. Io ho le spalle già sia belle in pump, ma proprio piene di sangue. Spalle in mega pump, ti devo dire la verità, guardatelo, strapiene di sangue. Adesso direi di passare al terzo esercizio, anche qua scommetto che mi ammazzerai. Allora, spiego un attimo di cosa si tratta. Andiamo a fare una shoulder press, okay. E andiamo a fare un colpo parziale più un colpo completo. Okay. Ok, questo equivale una sola ripetizione. Esattamente. Okay. E più o meno stiamo sulle 10-12 ripetizioni. E quante serie, scusami? 4. Va bene, ci fai vedere? Assolutamente. Allora, ragazzuoli, mi raccomando, prestate attenzione, anche questa ottima tecnica per distruggere i deltoidi. Una sola rep corrisponde a una completa e una mezza. Quindi pam e completa. Due. Dai, che questa è la terza. Push. Bello. Vai con la quarta. Ok. Quinta. Ottimo. Vai con la sesta. Bellissimo. Sette. Ok, vai, non ti arrendere. Ok. Ancora un paio. Ok. And l'ultima. Vai, 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 vai. Usa le ultime energie rimaste. Bello. Bello. Bello, com'è stato? Non me lo ricordavo così cattivo. L'hai scelto tu, eh? Stiamo seguendo la tua scheda. Beh, iniziamo con la mezza. Vai. Uno, perfetto. Bravissimo. Stai salendo il giusto, perfetto. Cinque. Sali un po' di più con le mezze. Perfetto, bravissimo. Bravissimo. La tua faccia dice tutto. Dai, dai, dai che ce l'hai. Dai. Su, su, su. Bravo. Beh, dico che efficace è efficace, l'ho sentito. Questo si sente. Poi come, come terzo esercizio è... Direi sì. Una manna dal cielo proprio. Assolutamente. Ottimo, e non mi ricordo, tempo di recupero in questo caso tra una serie e l'altra? Stiamo sempre più o meno su un minuto e mezzo. Ok. Tempo di riprendere fiato. 90 secondi all'incirca. Sì. E poi si riparte. Bene coach, ottimo esercizio.
Vi rubo solo un attimo, amici, per ricordarvi che per quanto riguarda tutti i vari integratori che sto utilizzando in questo periodo, come pre-workout, post-workout, creatina, whey protein, per soddisfare il mio fabbisogno proteico con questi gusti spaziali, vi ricordo che li trovate tutti qua sotto, link in descrizione. Mi raccomando, amici, utilizzate il codice sconto DANFSG su prodotti singoli e non su pacchetti convenienza, quindi soddisfate al meglio il vostro fabbisogno proteico. Allora, prima di passare al prossimo esercizio, ti volevo chiedere di approfondire un attimo il discorso di cui parlavamo prima, cioè il fatto che tu sei stato penalizzato in gara per aver portato una condizione, a parer mio, estrema, sia dal punto di vista di volumi, paragonato anche al tiraggio. Ti passo il microfono, guarda, sì. Spiegaci un attimo, dacci la tua opinione. Ok, allora, molto semplice. Ogni federazione, diciamo, ha dei canoni, okay, che vanno rispettati. Però anche ogni atleta ha le sue caratteristiche, quindi sta, diciamo, all'atleta individuare la federazione che rispecchia di più le sue caratteristiche principali. La mia, diciamo che sono venuto fuori un pochino quest'anno in maniera più matura, dopo tanti anni di, diciamo, di allenamenti, e sono cambiato tantissimo e ho portato veramente una condizione molto estrema in termini di tiraggio soprattutto. Non sempre viene apprezzato, anche perché oggettivamente quando uno valuta un corpo estremo non è piacevole da vedere, okay, oggi è proprio a livello oggettivo. Per cui in questa federazione, dove ho gareggiato fino a dicembre, premiavano di più l'estetica in sé, e ovviamente l'estetica con l'estremo vanno un po' in conflitto. Per te magari conviene di più aumentare la tua attuale massa muscolare, certo, ma entrare in una federazione che rispecchia o comunque apprezza di più quelli che sono i canoni che tu preferiresti portare. Assolutamente, in gara. Assolutamente, perché sennò significherebbe adattarsi, quindi correre dietro a dei canoni che non ti appartengono. Immagino quanto ti ha fatto incazzare per rivedere le foto e vedere magari atleti molto più lisci, molto più piatti. Purtroppo. Rispetto a te. Sì, ti fa arrabbiare, però comunque bisogna essere anche maturi nel capire che comunque è un gioco, okay, dove vieni valutato da altre persone e la loro valutazione la devi accettare a prescindere. Cioè non è una corsa di 100 metri che vince chi arriva primo, no, è un qualcosa che è di valutazione. Certo. Per cui quando tu sali sul palco devi comunque accettare l'opinione dei giudici. Quindi okay, senza nessuna polemica. E ti poi lanci la coppa dietro. Esatto. No. Comunque davvero apprezzo tanto che abbia preso questo approccio, diciamo, molto umile e molto comprensivo allo stesso tempo. La lucidità comunque è fondamentale, perché ti aiuta anche a capire dove tu ti puoi collocare meglio. Se io mi fossi soltanto arrabbiato, sì, ok, io sono il migliore, quindi sono loro che sbagliano, magari sbagli anche tu nella tua scelta successiva. Esatto. Invece no, bisogna essere lucidi e capire soltanto dove collocarsi meglio. Bene, comunque ti ringrazio anche per la tua opinione. Davvero, fateci sapere magari qua sotto, diteci cosa ne pensate. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Spiegami, ultimo esercizio. Allora, andremo a fare delle alzate frontali, ma al pulley, con la corda. Ok. Ovvero sia, ci mettiamo proprio sdraiati sullo schienale del pulley. Ok. E facciamo un'alzata frontale con la corda. Qual è la particolarità di questo esercizio? Che abbiamo una tensione completa in tutti i nostri movimenti. Non esiste proprio... Non abbiamo punti morti. Non ci sono punti morti. Ok, ok. Sembra molto tosto e vi dico la verità, non l'ho mai provato. Sono molto interessato perché effettivamente l'ho visto fare da alcuni. Ho visto farlo anche doppio magari, per come se fossero alzate laterali. Sì, sì, sì. Però si può cambiare sicuramente. Però così non l'ho mai fatto, quindi sono molto curioso e vediamo. Faccio vedere l'esecuzione. Perfetto. Quindi una volta che vi siete posizionati è come se fosse un'alzata frontale. Niente male. Appunto, la particolarità di questo esercizio, come potete vedere, è che in tutta la fase, in tutto il ROM, non ci sono punti morti. Quindi il deltoide è sempre sotto costante tensione. Eccolo qua. Quante ripetizioni andiamo a fare? 12 rep, ok. Facciamo un esercizio che si presta molto bene ad utilizzare un carico basso e alziamo in questo caso il numero di ripetizioni. Portiamo il nostro deltoide proprio a sfinimento. Mi raccomando, deve bruciare, bruciare tantissimo. Massima connessione mente-muscolo? Ok. Scommetto che adesso brucia. Ok, ok. Come stai? In fiamme. Sì, sì. Letteralmente in fiamme. Letteralmente in fiamme.
1, 2, 3. Guarda come lavora. Pazzesco. Proprio si vedono già anche nonostante sia in bulgare le striature. Dai, dai che ce l'abbiamo. Bravissimo. Bravo. Bravo. Wow, incredibile focus. Allora, è vero che non è facile perché devi stare sempre concentrato, sempre. Che devi essere costantemente concentrato anche nella negativa, quindi non devi lasciare andare velocissimo, bisogna godersi, devi... le ripetizioni, esatto. Proprio ogni istante, sempre. Quindi sedetevi, cioè sdraiatevi in questo caso, trovate la vostra posizione, però non correte, massima connessione mente-muscolo, perché in questo caso è il modo migliore per eseguirlo e per avere poi appunto un risultato assolutamente migliore. Avere proprio il massimo controllo sempre. Guarda, ti dico la verità, lo inserirò all'interno della mia scheda magari come finisher dopo tutti gli altri esercizi. Sì, 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 dal perché colpo di grazia finale. Vedo che si presta molto bene a peso basso e magari 15 rep, quindi comunque ripetizioni anche abbastanza alte. Sì, ho visto che hai fatto anche un bel secondo di tenuta ogni ripetizione. No, mi piace, grande, perfetto. Adesso finiamo queste serie che in totale sono... sono... 4, giusto? sì, 4. Ok, e passiamo ai tricipiti adesso. Triceps. Ok, ragazzuoli, ci vediamo dopo. Ok, coach, deltoidi portati a sfinimento, quindi letteralmente cotti. Esatto. Facciamoli riposare, cioè lasciamoli stare per il momento. Per una settimana. Esatto. Passiamo ai tricipiti adesso. Ok, primo esercizio. Primo esercizio, facciamo una bella presa stretta al multipower. Ok. Spinte. Io preferisco farlo al multipower rispetto alla panca ultimamente, perché ti devi concentrare solo a spingere. Sì, bravissimo, cioè riesco a non coinvolgere altri muscoli che inevitabilmente vengono coinvolti certo, alla panca, certo. Cioè ultimamente lo usi per isolare al meglio? Mi sto trovando molto bene al multipower, infatti lo utilizzo praticamente in quasi tutti i gruppi muscolari, utilizzo il multipower. Ottimo, ho visto che abbiamo caricato un peso comunque che non è da sottovalutare, abbiamo messo 20-20 lato e comunque il multipower in sé è abbastanza pesante. In questo caso numero di serie e numero di ripetizioni. 4 serie, siamo sugli 8-10 colpi più o meno. Ok, ok. Carico da non sottovalutare. No, assolutamente. Ci fai vedere l'esecuzione? Certo. Da qua, scende giù, massimo focus sul tricipite e push. Eccolo qua. Tricipite in costante tensione. Anche qua ragazzoni, mi raccomando, massima connessione mente-muscolo. Cercate di eseguire al meglio questo esercizio, che se eseguito correttamente vi dà un sacco di risultati. Io di solito lo faccio sulla panca piana, quindi questo per me sarebbe una variante nuova da provare, però sono curioso. Ok, bravissimo, concentrato. Su. Vi dico la verità, magari adesso ci vedrete meno carichi perché dopo spalle abbiamo perso un sacco di energie, però lo stesso portiamo a termine questo workout. Come stai? Molto stato... bene. Perfettamente stato bene. Stato pesante, ok, sì. Ok. Qui l'unica cosa appunto, è molto importante anche il punto di appoggio con le mani. La parte esterna del palmo della mano, okay. Il carico deve finire lì. In questo modo spingo col tricipite, esatto, ancora proprio, meglio. Esattamente, sì, il punto, okay, d'appoggio non è mai da sottovalutare. Va bene, fai così, controllami magari se sbaglio, certo. Correggimi l'esecuzione, guidami tu. E ricordati che se ti do una mano io sono almeno 3 ripetizioni in più. Non sono gratis. 2. 3. 4. Bello anche il tricipite, cazzo. Bello, bello. Dai. Focus al massimo. Tocco lì. Bravissimo. Bravo. Enrico, ho sofferto. Ho sofferto, ma non ho voluto arrendermi, quindi credo di averne fatte 12 all'incirca. Sì.
bel feeling col tricipite. Sì, perché non hai appunto dispersione nel carico. Se ti posizioni correttamente, come hai detto tu, quindi appoggi correttamente anche sul palmo della mano. Bilanciere, esatto. Spingi praticamente solo di tricipite. Lavora solo il tricipite, quindi puoi anche utilizzare un carico inferiore magari rispetto alla panca. E questo vale anche appunto in termini di prevenire anche degli infortuni, che per un atleta è fondamentale questo. Utilizzare anche un carico inferiore per isolare al meglio quello che è il muscolo target è una cosa intelligente, appunto perché rischiate di farvi male magari spalla, gomito, petto magari, non lo so. Cioè i rischi aumentano, esatto. Se per un atleta diminuire i rischi è sempre una cosa più intelligente. Ottimo, recupero un attimo, passiamo alla prossima. Esatto. Niente male. Sono pronto per il secondo esercizio per i tricipiti, giusto? Correggimi se sbaglio. Esattamente. Cosa andiamo a fare? Andremo a fare un bel French press. Ok. Pesante. Quindi classico esercizio per mettere su massa muscolare sui tricipiti. Quindi in questo caso classica barra e Z. Classica barra e Z. Abbiamo caricato 15-15, comunque anche qua carico da non sottovalutare. No. Questo ragazzone ci va giù pesante con i tricipiti, ho capito. Vai, facci vedere allora. E da qua scendiamo. E su. Bellissimo. Bello, massimo focus sul tricipite. Ok. Vai con la terza. Bravo. Vedete come lo sta eseguendo? Non sta correndo. Sta cercando di creare una massima connessione mente-muscolo e far ricadere tutto lo sforzo solo sul tricipite. Veramente ottimo esercizio per sviluppare la massa muscolare sui vostri tricipiti. D'acciaio. Bello. Non correre, bravissimo. Goditi tutto il rom. Bello. Niente male. Forse col carico per te possiamo anche aumentare. I 15 sembrano leggeri per te. Sì, ho fatto 12 colpi. Sì, molto leggeri, easy. Sì, visto che non correvi, anzi ti eri quasi fermato un secondo. Sì, sì. In fondo. Ma allora, nessun esercizio bisogna correre. Comunque bisogna godersi veramente tutta la ripetizione. In qualsiasi caso, qualsiasi esercizio lo stiamo facendo, va bene la spinta, va bene sporcare, sì, fino a un certo punto però. La tecnica è importante appunto per prevenire anche gli infortuni, anche per far lavorare bene tutta la fascia muscolare, cioè l'escursione deve essere completa. Non correte, sì, perché sennò rischiate inutilmente di farvi male, oltre che rendere vano l'esercizio in sé. Giù. Uno. 2 e 3, bravissimo. 4, puoi anche rallentare l'esecuzione, ti porta anche a concentrarti di più, aumenti proprio il focus mentale. 4. Guarda queste bracciola. Dai. Buono. Bello, è stato bello. Sì, il fatto di rallentare proprio ti aumenta proprio la concentrazione per forza di cose. Scendi giù proprio in modo graduale. La testa è lì. E fai ricadere lo stesso sforzo sia sul braccio destro che su quello sinistro. Ottimo, veramente anch'io lo amo questo esercizio. Beh, è uno dei miei preferiti proprio. Tengo sì anche la variante con il manubrio. Molto bella anche quella. Di extra ruotare poi successivamente proprio per strizzare al massimo il tricipite. Certo. Però entrambe le varianti, quindi sia col bilanciere sì, che il manubrio, sì, le reputo fantastiche. Sono quindi proprio classiconi. Ci sta, ci sta. In totale hai detto 4 serie, giusto? 4 serie, qua facciamo 4 serie per 12 rep. 10-12 rep, esatto. Anche qui 90 secondi di recupero. Me li concedi? Meritati. Ottimo, ottimo. Passiamo alla prossima serie. Ok, ti dico la verità, oltre a soffrire mi sto anche divertendo tantissimo in questo allenamento e ti ringrazio perché hai fatto vedere veramente degli ottimi esercizi, quello che reputo veramente tra i più efficaci. Abbiamo l'ultimo? Adesso l'ultimo. Ok, per sempre per tricipiti. Esatto. Spiegaci un attimo. Questo è un esercizio un po' particolare e che non si vede spesso. Sono 21 colpi totali da fare al cavo alto con la corda.
ma ogni 7 colpi noi partiamo praticamente lontani dal pacco pesi e ogni 7 colpi ci avviciniamo, facciamo un passo in avanti per aumentare la fatica perché okay. Ovviamente più ci avviciniamo alla carrucola e al pacco pesi più la tensione aumenta. Sì. Ci fai vedere? Certo. Molto interessante, non l'ho mai provato, vi dico la verità, ho provato quello per bicipiti 7+7+7. È simile, diciamo il concetto è quello. Ok, vediamo. Quindi ti fai completamente indietro e qua 7 colpi. 2, 3, 4, 5, 6, vai con l'ultima, 7, ok? Adesso un passo in avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai con l'ultima, bellissimo. L'ultimo, un passo in avanti e le ultime 7 rep, 2, 3, qua i tricipiti che chiedono pietà. Ok, ancora 2, 1, l'ultimo, bello, in fiamme immagino, in fiamme, dalla faccia si capisce tutto. Questo è massacrante, dovrebbe essere illegale in almeno 20 paesi. Esatto, non vedo l'ora di provarlo perché vedo proprio che, cioè... 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, un passo in avanti, subito, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, forza, dai, gli ultimi, non fanno male, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dai! Bruciore pazzesco, sì. Soprattutto le ultime 7 sono quelle sia più difficili che proprio quelle più. Sì. Che bruciano ogni tanto. È un po' come vedere la luce in fondo al tunnel e invece esatto. Un treno che ti viene in faccia. esatto. Il concetto è quello. Di quello, giustissimo. Bene, in totale hai detto qua quante ne facciamo? Poi ne facciamo soltanto 3. Soltanto 3, sì. Ci sta come finisher perché comunque carico medio. Medio, non serve neanche qua un carico eccessivo, non perché sono tanti colpi. Si presta molto bene appunto a sfinire proprio. E come finisher, fantastico, tanta roba. Quindi ti ringrazio, finiamo le ultime serie micidiali. E con questo direi che abbiamo concluso il workout di spalle e tricipiti. Veramente al top. Io ti ringrazio per questo workout super efficace e ti chiedo una piccola informazione. Tu questo allenamento lo ripeti così come l'abbiamo fatto oggi un'altra volta a settimana o...? No, allora i tricipiti li alleno soltanto una volta alla settimana, le spalle almeno due, cambiando anche un pochino gli esercizi, quelli sì. Ok, quindi veramente li massacri per bene. Sì, devo dire la verità che sono anche i tuoi punti forti, scommetto, anche per i canoni richiesti in gara. Per forza. Quindi per forza. Niente, quindi se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è tornato utile, mi raccomando, lasciate un bel like, lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale, vi lascio i social di questo super atleta qua sotto, link in descrizione, e noi come sempre ci vediamo per forza al prossimo video, grandissimo.